stop non funziona, o meglio, funziona a volte sì e a volte no. Quindi la lampadina, che ho già sostituito, va bene. Dobbiamo revisionare il meccanismo che aziona lo stop. Andando al pedale del freno, cominciamo a lubrificare i dadi. E con la chiave da 10 li svitiamo. Questi due dadi sotto hanno due controdadi qua sopra, sempre da 10. Ecco perché è necessario avere sempre almeno due sette di chiavi della stessa misura, perché uno terrà fermo il dado sopra che girava vuoto e con l'altro posso allentare qui. Ora finalmente lo sto allentando. Per sfilare il pedale del freno dobbiamo rimuovere il gommino, se l'avete ancora sano. Ecco come si presenta il pedale del freno una volta estratto. Quello che dobbiamo fare è fare attenzione e scollegare i contatti elettrici. 1 e 2, sono bottiglia tutte e due. Per farvelo vedere meglio smonterò tutto il pedale, a voi basta rimuovere questo perno. Con una piccola chiave da 7. Lo rimuoviamo. Allora, questo lo puliamo per bene, quindi rimuovo la graffetta che tiene la molla, sfilo i vari componenti, la rondella e il fermaglio verrà fuori con i due contatti. Uno e due. Ok, normalmente questo micro switch è in questa posizione, quindi la barra, il contatto, tocca le parti di plastica che corrispondono a questa parte qua dietro, che sarebbe così, non tocca la piastra. Se rilascio con la molla, tocca la piastra sia la destra che la sinistra e chiude il contatto. Quello che dobbiamo fare noi è pulire e disossidare i contatti. Smonto e pulisco tutti i pezzi. Quando fate queste operazioni, sempre gli occhiali di protezione. Di questa piastrina dobbiamo pulire esattamente e perfettamente i bordi, perché sono quelli che vanno a fare contatto su questa parte qui. Se questo pezzo di gomma dovesse essere rotto, prendete un pezzo di copertone, ritagliatelo e lo fate uguale. Alla fine è solo una gommina con un buco di protezione. Per montarlo, molla grande, inseriamo. Sotto la molla grande c'era una rondellina. Molla piccola, piastrina, una volta centrata, fermaglio, esattamente così, il fermaglio va a bloccarsi sopra la piastrina. Dopodiché i contattini hanno un senso obbligato, dovete leggermente premere e visto è entrato da solo. Anche l'altro lato. È rimontato, manca solo la protezione. Volete fare una prova definitiva? Con un multimetro digitale controllate la continuità fra i due contatti. Perfetto. Ultimo consiglio per protezione dei contatti è usare del buon grasso al silicone. Aiuterà a prevenire un pochino
l'ossidazione. Quindi prepariamo tutto. Bullone, la gomma di protezione, e lo vado subito a riposizionare qua. Considerate che per riposizionarlo questo deve essere aperto. E con la chiave da 7 lo stringiamo. Come test finale teniamolo aperto come se schiacciassimo il pedale e facciamo il test della continuità. Perfetto, lo possiamo rimontare. Andiamo nel dettaglio dei contatti elettrici. Da prima di metterli alla lava del freno. Li ho puliti, vanno bene. L'unica cosa che farò, gli aggiungo la guaina per proteggerli. Guardate che buffo, ho trovato la guaina blu per il cavo blu e la guaina bianca per il cavo bianco. E qui grazie al silicone per proteggere il contatto dall'ossidazione. Ok, possiamo reinserire il freno. I collegamenti elettrici. Non ha importanza come li collegate, se uno a destra o uno a sinistra. L'importante è collegarli bene tutti e due. Uno e due. Inserite il gommino, la parte più lunga del foro va nella parte più lunga del pedale, quindi così. Con un poco di sforzo e gioco rientra. Perfetto. Funziona perfettamente.